Ho scelto questo strumento prima di tutto perché l'Eikut è uno strumento solido e affidabile, e poi la comodità, quello che cerca un chitarrista finger picker nelle chitarre è soprattutto la comodità, visto che da solo devi riuscire a fare basso, melodia, accompagnamento, chi vuole anche le percussioni, quindi hai bisogno di uno strumento comodo, perché è inutile avere strumenti con un suono, con un volume altissimo, con un action altissimo, ma poi difficile da suonare. Quindi quello che si cerca è questo. L'Eikut è uno strumento con un suono grandissimo, tantissimi armonici, e la comodità, perché è uno strumento settabile in tutto, veramente si possono fare dei setup veramente comodi. La mia, per esempio, ha un setup quasi da chitarra elettrica, quindi il chitarrista che prende in mano questa chitarra, la prima cosa che nota è: caspita, è comodissima, chitarra comodissima. Trovare un giusto equilibrio tra il suono, tra virgolette, della chitarra e le percussioni, che ormai sono quasi indispensabili nella chitarra acustica moderna, questo è quasi esclusivamente affidato al sistema di elettrificazione dello strumento, perché hai ovviamente per ogni motivo bisogno di sistemi che riprendano anche le percussioni, non solo la parte delle corde. Quindi non bastano più i pick-up piezoelettrici o magnetici, ma si ha bisogno, sempre più bisogno di sistemi con dei microfoni interni o dei sistemi di microfoni a contatto per poter riprendere anche tutta la parte delle percussioni. Ovviamente un fattore importante è La resistenza, la robustezza è uno strumento. L'Eikut è uno strumento molto resistente, questo ve lo garantisco perché ci giro da anni. Sono strumenti, quelli che uso, sono sottoposti ad uno stress abbastanza importante, come si può vedere. Questa è nuova. Comunque sono strumenti molto robusti e pieni armonici e neurotivi, parecchi su altri strumenti. Per quanto riguarda invece le corde, insieme alla Galli Strings abbiamo elaborato una corda, la serie si chiama proprio Finger Style, è una corda con un doppio avvolgimento, un avvolgimento in bronzo e un avvolgimento in nickel, quindi hai il suono brillante della corda in bronzo e il calore, insomma, del bronzo, il suono acustico del bronzo e il suono più brillante, un po' più elettrico della corda in nickel. E oltretutto, per chi utilizza pick up magnetici, questo il nickel dell'avvolgimento esteriore fa sì che venga rilevato molto più, quindi hai molto più volume rispetto a una corda normale in bronzo per chitarra acustica. Thank you.
Thank you.